decide, sa che è arrivata nel punto, decide quale posizione, forma del proprio corpo assumere. E beh, si posiziona. Io che sono del gruppo, il cosiddetto accompagnatore religioso, di quello che volete l'altra, vado delle prese, poi accompagno un'altra persona e che la prendo vicino, e lei toccando sente la posizione, la forma in cui la prima compagna è, e decide come posizionarsi. Dopodiché ci sarà l'altro prendere la compagna, un'altra persona, vicino, in modo tale che possa veramente in relazione, in contatto con. Allora lei sente tutta la forma, sente la prima persona, poi sente la seconda, e quando sa, e quando lei si è fermata, posso portare un'altra persona, la quale viene da me in relazione con uno chiunque del gruppo, dopodiché lei, toccando con rispetto, sente un po' l'intera posizione, l'intera forma, e quando decisi che è sua, che ha detto l'altro, lei accompagna l'ultima persona. Che tocca e decide dove. Se per esempio io sono un'ultima persona, facciamo che tutti avete gli occhi chiusi per una persona, va bene? Avete gli occhi chiusi dall'inizio alla fine. A questo punto potete aprire gli occhi, potete sentire la forma globale del vostro contatto e di nuovo le tue occhi aperti accompagnano. Indietro, una persona. Chiaro che ci vuole la fiducia e non voglio sbattere contro nessuno, nessuno.